Nella terra che diede i natali a Camilla Calicchio, madre del celebre violinista Antonio Vivaldi, la leggenda racconta che si abbatté una terribile carestia. In questa situazione drammatica si narra che un signore di bell'aspetto, presentandosi col nome di Michele di Pomarico, abbia acquistato 8 traini di grano da un mercante barese, offrendo in pegno il suo preziosissimo anello. A quel punto la popolazione si preoccupò di prendere per sé e per la propria famiglia una quantità di grano sufficiente al proprio sostentamento. Nella ressa generale non mancarono pugni e spintoni, tanto che l'evento è ricordato con il nome de La Lotta. La popolazione allora si affannò alla ricerca del benefattore. Quando le speranze di trovarlo si erano ormai affievolite, il mercante fu condotto, dietro suggerimento, nella chiesa matrice. Lì egli riconobbe il benefattore. Si trattava dell'effigie di San Michele Arcangelo, alla quale non a caso mancava lo splendido anello. Così tutta la popolazione gridò al miracolo. Questa misteriosa vicenda, intrisa di storia e misticismo, viene rievocata dalla Prologo di Pomarico ogni anno l'8 maggio, giorno dedicato alla festa del santo patrono, San Michele Arcangelo. Benvenuti in questo viaggio alla scoperta degli antichi sapori, dei prodotti genuini e delle ricette innovative, per riscoprire e valorizzare la cultura contadina del nostro territorio. Abbiamo ripercorso insieme il miracolo del grano, ovvero la dimostrazione concreta del legame tra Pomarico, a pochi chilometri da Matera, capitale europea della cultura 2019, e il grano. Un legame secolare e viscerale, a dimostrazione di un forte attaccamento della popolazione al proprio passato, soprattutto gastronomico. Ci troviamo nel Museo della Cultura Contadina e delle Tradizioni Popolari. Qui, come potete vedere dalle spighe accanto a me, oggi il protagonista sarà proprio il grano, ma non un grano qualsiasi. Il grano Senatore Cappelli, il principe dei grani di questa regione qui in Basilicata. E abbiamo qui un esperto della coltivazione del grano Senatore Cappelli, che è stato coltivato a partire dal 1915 grazie all'agronomo Nazarino Scampelli, che lo dedicò proprio al senatore del regno Raffaele Cappelli. Il signor Rocco accanto a me ha coltivato per anni il grano Senatore Cappelli, non è vero? Sì, sì. E ci può raccontare la storia, come si coltivava, da dove si partiva per coltivare questo grano? Allora, io prima devo preparare la terra adesso per seminare il grano. Benissimo, ecco. Quindi prima si preparava la terra. Prima devo preparare la terra per seminare il grano. Dopo fatto la terra per seminare il grano, allora poi devo andare a seminare. Il mese di novembre, seminare il grano. La semina a novembre, avveniva. Poi, nel mese di gennaio, il grano lo vado a munnare. Ammunnare si intende pulire. Attrarre tutto un po' d'erba dentro che c'è il grano, che sennò quando si mette non lo posso veramente mettere, che c'è tutta erba. Quindi munnare significa ripulire la terra dalle erbacee. Ecco, quando è uscito un mese di maggio, verso il 27-28 di maggio, erano belle spaghetti, tutto come a fine di maggio, belle spaghetti c'è anche qui. Arrivo un mese di giugno, mi vado a danza, quando hai visto, verso il 25-24 di giugno, erano, volevamo te. Quindi dopo un mese, a fine ecco, giugno, erano, volevamo te. Era pronto per essere mietuto. Qual era l'operazione? Mi hai pigliato la falce, ha già cominciato già a mietuto. Bella, mettete, bella, con una belletta.
facevo cirma di cannaballetto, ogni spoglie e c'è quando erano bello. E era bello un rene che non si capisce. Ecco, beh. Allora, e gli ho fatto bella. Le regne, c'è un gaio. Allora tu giorno, mi è su d'acqua oggi per i regni. E meglio mi sa fare la suite. E gli ho fatto una cucciola con tanta sedere. Da cucciola. La sedere. La sedere veramente, so io veramente, le regne, la metto 4 anni avanti, 4 anni oltre, e 3 anni davanti, non mi da fare la suite che non c'è da partecipare all'acqua. Hai capito? Ecco. I muri che venivano coperti. Che venivano coperti, che non trapano l'acqua. Il principio da giusto, è giusto a me, è giusto a te, mi hai pigliato un giuccio e è giusto a passare. Quindi la pesatura, ecco, era la fase, era la fase in cui gli animali ecco. E gli ho fatto la pesatura, veramente, e gli ho fatto la pesatura. E me sa passare. Con gli zoccoli, ecco, permettevano di pestare. Di pestare, sì. Allora, me sa passare. Con un quappo di ciuccio, perché non dovevo passare, questo io. Ecco, e me mi sa cantare. E pesi ciuccilli mie, pesi contenta. A calo tuo patrona ti sono canta. E ti sono canta, ti sono canta. Uè uè, attorno arriva il sé, vola vola in mena me. Uè uè. Qual è la caratteristica della spiga? La caratteristica della spiga è questo qua, bello, ecco. E quello è il grano che sono fatto praticamente, quella parte. Quindi la spiga aveva questa. La spiga, tutta questa qua, questa vedi? Parte nera. Tutto fatto bello nero, è riempito, bello, tutto. Quindi la spiga. Ah, ecco, quanto è bello, guarda c'è spiga di grano, guarda quanto è bello. È una cosa speciale. Ah, che hai fatto questo qua, vedi? E poi praticamente. Non hanno fatto più e basta, capito? Non si è fatto più. Non si è fatto più. Poi veramente siamo tutti, sono tutte cambiate le cose, hanno andato fuori che l'ho messo trebbia, tutto. Non si faceva più a mano veramente. Quindi questo la tecnologia. Ecco, questa è tutta la cosa come andava. Io vi ringrazio anche a voi che siamo fatto questa bella cosa. Io ringrazio lei per questo racconto bellissimo. Bellissimo, sì. E adesso mi sposto in un'altra stanza per vedere come questo grano può essere trasformato in farina. Ci siamo spostati in un'altra sala del nostro Museo della Cultura Contadina. E qui abbiamo un macchinario molto particolare che utilizzeremo in questo nostro percorso, in questo viaggio alla scoperta del grano Senatore Cappelli. Si tratta dello svecciatoio, un antico strumento utilizzato per ripulire il chicco di grano dalle erbe, dalle erbacce e dalle altre impurità, in particolare i semi di veccia, dunque da qui il nome dello svecciatoio. Sono qui con il signor Antonio che oggi ci spiegherà come si è approcciato per la prima volta al grano Senatore Cappelli. Approcciato è una parola grossa. Il mio approccio verso la coltivazione di questo bellissimo grano è nata così per scherzo, per la voglia di dare ai miei figli un prodotto nostro, un prodotto della nostra terra, del sud. Ed è proprio così, per riappropriarci di ciò che è del sud. Il grano Senatore Cappelli trova la sua posizione ideale per affondare le sue radici, sì, nella nostra terra. Nella nostra terra, nel sud, nel profondo sud. E quindi ho voluto provare così per scherzo a seminarlo. Un giorno ho preso mezzo quintale di grano, di seme, e ho seminato così a mano, come si faceva una volta. A mano, quindi? Sì, sì, sì. Senza l'utilizzo di macchinari? Senza l'utilizzo di macchinari. E così è nato per scherzo. Ho visto che poi
con il corso che ha fatto Madre Natura è stato una bella fortuna pure, perché deve piovere, deve per far sì quindi che riesca. È necessaria molta pioggia, sì, anche l'aiuto, sì, insomma, di Madre Natura. E anche perché io ho deciso di non usare nessun tipo di concime, di medicinale per le erbacce. Ah, è stato quindi tutto naturale. Tutto al 100%. Un procedimento tutto naturale. 100% naturale. Io l'ho fatto, ti ho detto, per dare ai miei figli, per far mangiare ai miei figli qualcosa che di genuino, che sia genuino e che venga anche dalle nostre mani, una soddisfazione, una cosa che la vedi crescere con le tue mani. Certamente, ha anche un altro sapore. Sì, sì, un altro sapore, sì, sì. E il grano Cappelli, oltre ad avere delle proprietà nutritive molto buone, è ricco di potassio e previene anche il colesterolo e fa bene anche all'intestino, perché aiuta molto la digestione, perché è ricco di fibre. Bene, e perché, come ci ha accennato il signor Rocco poco fa, questo grano non è stato più coltivato già a partire dagli anni 60? Sicuramente credo per una questione di produttività, di utili, nel senso che il grano Cappelli come resa in quintali è molto basso di resa. Ok, minore rispetto ai grani. Un altro problema è che le spighe di grano, senatore Cappelli, possono raggiungere altezze superiori a 1,5 metri. Quindi con le intemperie, le tempeste, i temporali, veniva, è più facile, cioè, che il raccolto andasse a male. Sì, sì, andasse a male veniva abbattuto. Io voglio, con questo vorrei invogliare i giovani che con un minimo impegno, con il minimo investimento, noi possiamo riportare nella nostra terra ciò che ci appartiene, ciò che è appartenuto, ciò che hanno fatto crescere i nostri nonni. Perché questa qua la chiamavano la carne dei poveri. La carne dei poveri. Sì. Ed è molto speziato, ha un sapore particolare e per gli intenditori è buonissimo. Quindi che vale la pena di recuperare, quindi il messaggio è molto, molto bello quello del signor Antonio. Benissimo, vogliamo vedere il funzionamento di questo, sì, è semplicissimo, strumento particolare. Normale elettrodomestico, però non occupa nemmeno tanto spazio, quindi è facile, no, avere in casa. Da avere in casa tranquillamente. Questo grano inoltre è ottimo sia per la panificazione che per la pastificazione. Certo. Anche il colore è molto, molto vivo, un giallo vivo. Poi anche secondo, così al tatto è granuloso. Sì, non sì, è molto granuloso perché è molto ricco di fibre. Di fibre, sì. E poi a seconda all'uso che se ne deve fare, lo possiamo setacciare per dividere la costa. Quindi per chi non gradisse questa parte granulosa, ecco. Ciò che è a destra. Ciò. E così. Ecco ciò che rimane. Ah, benissimo. Quindi questa è la parte più rustica, sì, della farina. Anche se io personalmente la preferisco con le fibre. Benissimo. Io ringrazio il signor Antonio che è stato gentilmente qui con noi quest'oggi. Ci ha spiegato tutte queste bellissime curiosità. E mi reco nella corte del Palazzo Marchesale con questo magnifico prodotto che ci servirà per la produzione di ricette antichissime. Oggi faremo i maritati, che una volta c'era anche la crusca dentro. Diciamo, è la parte un po' più, certo, rustica, un po' più, ecco, grezza. E si faceva della spiga questo, di grano. Si fa la croce quando si fa, che vuol dire benedizione. Si fa questo l'acqua. Cono, ecco qui. Mettiamo dell'acqua tiepida, giusto? Tiepida, riscaldata. A lei chi ha insegnato a fare? Mia mamma, mia nonna, e quindi avevamo, io che era la più grande della famiglia, 12 anni, avevamo fatto tanto pane e tanta pasta. Perfetto,
si continua a versare l'acqua. Sì, forse non ce ne vuole più. Ecco qua. Ok, abbiamo ottenuto un impasto abbastanza elastico. Ecco, adesso ci spiegherà perché si chiamano maritati. In realtà in pomaricano... Sì, maritati vuol dire gli orecchiette. Ha una storia particolare. Gli orecchiette si intendevano femmine. Femmine, ok. E i maccheroni si intendevano maschi. Ecco, che cosa stiamo utilizzando adesso? Questo adesso è uno strumento... Questo è un ferro. Un ferro. È un ferro d'acciaio. Più o meno sono tutti una misura. Ok, come li condiremo questi maritati? Questi li condiremo con un raout pregiato. Sì. Che questo tipo di pasta si utilizzava, diciamo, a San Michele, nelle grandi occasioni. Nelle grandi occasioni, perché ovviamente... Nelle grandi occasioni. Non avevamo la pasta al forno. Non avevamo la pasta al forno, manca quella comprata che non c'erano i soldi. Esatto. Allora questo si utilizzava alle grandi feste, diciamo, nelle grandi occasioni. A San Michele, diciamo a Natale, nelle grandi occasioni, alla Madonna del Carmine. E questo era, che poi si condisce per un ragù speciale. Un ragù? E poi ci metteremo della mollica. Pure. Della mollica soffritta. Perché? Perché si parla qui di cucina di recupero. Ovvero utilizzeremo del pane raffermo, la cui mollica viene utilizzata, viene sgranata, soffritta leggermente e utilizzata come condimento. Ecco, la signora Antonia sta preparando le orecchiette con questo strumento particolare, che si chiama, signora Antonia? Chiamiamolo spadolina. Spadolina in pomaricano, in però. In pomaricano si chiama la rasola. Continuiamo con le orecchiette. La preparazione tradizionale, naturalmente. Alcune casalinghe fanno le orecchiette con questo strumento, altre con il coltello. Certo. Quindi ci sono varie scuole di pensiero sulla preparazione delle orecchiette. Lavorazione. È molto utile. È molto utile. Adesso aspettiamo la cottura in acqua bollente. Si potrebbe aggiungere, per chi volesse, anche del formaggio, del peperoncino anche. Certo. Del peperoncino. Il ragù è stato preparato di carne che è adatto in questo tipo di pasta. Perfetto. Il piatto è pronto. Il piatto è pronto. Buon appetito. Eccolo qui. Adesso prepariamo un dolce tipico della tradizione pomaricana. Le fazzelle. Con la signora Caterina. Con la signora Caterina. Che ci dice gli ingredienti? Quali ingredienti servono per questa ricetta, Caterina? Si mette le uova. Le uova. Le uova. Ecco qua. La farina. La farina di grano Senatore Cappelli, ricordiamo. Ecco qua. Le uova. Le uova. E ci servirà anche. Il miele. Il miele. Il miele, eccolo qua. Allora, le fazzelle sono conosciute, comunemente dette, cartellate. Le fazzelle hanno una tradizione antichissima nella nostra terra. Si dice addirittura che a Bari è stata ritrovata una pittura rupestre del VI secolo a.C. in cui sono presenti dei dolci che venivano offerti come dono votivo agli dei, che hanno proprio la forma di queste fazzelle che vedrete più tardi. Ecco. La signora Caterina che cosa sta facendo? Sta impastando. Bastante le fazzelle. Quanto tempo richiede questo processo? Questo è un po' di tempo. Un pochino ci vuole, sì. Ma fino a quando la farina raccatto tutto. Fino a quando la farina sarà completamente assorbita dalle uova. Ecco qua. Sì.
A lei chi l'ha insegnato a fare questo prodotto tipico? Perché richiede una certa manualità, una certa abilità. Sì, c'era la mia nonna, c'era la mia mamma, io non le facevo bene, che le dicevo le devo sistemare per bene, perché non venivano come devono venire, precise. Quindi sa? Le prime volte magari? Le prime le prime volte non andavano bene. Non andavano bene. E poi continuando a fare le cose. E da quanti anni è che lei fa fazzella? Perché? Da quando? Da 82 anni, sicché ora le fa, eh. Ma le fazzelle, c'è un periodo in cui vengono realizzate, vengono prodotte dalle... Il mese di Natale. Il mese di Natale, si produce? Si produce le fazzelle, le pappardelle, le pettele, perciduzze. Quindi è normale. Quindi è normale vedere nel periodo natalizio nelle case delle massaie, è facile incontrare, ecco, questi dolci tipici che vengono serviti, come abbiamo detto, col miele o col cotto dei fichi. Abbiamo steso l'impasto con la signora, col mattarello, pazientemente ha steso l'impasto. Adesso con la rotella sto tagliando le strisce, una rotella zigrinata, eccola, decorativa. Adesso la signora Caterina ci fa vedere il procedimento di pizzicato. Questa no, Questa, facciamo queste qui per prima, Sì, sì. Il processo di pizzicatura, si chiama così. Pizzicatura. Guardate come si fanno, per bene, vedi? Eccole qua. Ecco, si fanno così, poi si arrotolano per benine e si mettono dall'olio. Nell'olio, l'olio è caldo, bollente. Sì, bollente. Vado, Sì, vai. E mettere fazzella. Cerco di essere il più delicata possibile. Certo, certo. Ma ecco qua. E quando capiamo che è pronta, signora Caterina? Ora subito, le deve togliere subito. Le togliamo subito. Subito, sì, è sì, diventata subito. Bianca. Sì, sì, bianca. Ecco. La mettiamo su un foglio di carta. De carta sul vasoio. Ecco qua. Basta così, abbiamo terminato, sì. Siamo quasi pronte per il condimento finale. Ecco, vai, ora si condisce per il miele. Come si fate? Ecco. Si mette cose nel miele, nel vasoio, qui nel barattere. Può essere qualsiasi miele, Qualsiasi miele, che le garbe. E ecco si fa qua. Così. Vedi? In modo tale da riempire tutti i buchi. Da ritrarre tutti i buchi, certo, ma sempre nei barattere e bisogna far così, vedi? Perfetto. E le devi fare per benine, vedete come sono buone. Dolcissime, sicuramente. Dolcissime, perché c'è il miele. Però una la posso assaggiare. Certo, figurati, sì. Ho contribuito anch'io, è vero? No, certo, certo, prenda, assaggio, vedi come sono venuto. Buonissime, certo, vado. Vai. Sono pronta. Sei pronta, vai, senti come sono, che sono una meraviglia. Vedi? Non potete capire. Come sono buono, guarda che bisogna farla anche il giorno feriale. Benissimo, abbiamo finito, abbiamo assaggiato, abbiamo gustato, siamo stati bene. Ho insegnato queste cose per tuo favore. Io ho imparato, questa tradizione deve essere tramandata di generazione in generazione. E adesso io la ringrazio molto. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Io vado. E adesso andiamo a vedere ciò che rende unico questo prodotto. È proprio il miele prodotto nelle nostre campagne lucane. Ciao Nicola. Ciao Serena. Ci troviamo nell'azienda del miele Colasurdo. Sono qui con l'apicoltore Nicola Colasurdo, appunto, che ci ospiterà qui nel suo laboratorio. Nicola, spiegaci un po' come nasce la passione per il miele. Sì, la passione più che per il miele nasce per le api. È una passione che viene da lontano. Già 50 anni fa mio nonno con suo fratello
avevano l'abitudine di andare a caccia di sciami selvatici. Quindi è una passione che si trasmette di generazione in generazione. Sì, 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 sì. Già mio nonno, poi mio papà, fino ad arrivare a me, con mio zio abbiamo coinvolto un po' tutta la famiglia. Ah, quindi a gestione familiare, sì, un'azienda a gestione familiare. Familiare. Sì, sì, sì. Benissimo, quante tipologie di api avete? Sì. Come tipologia di api abbiamo una sola tipologia di api che è la specie tipica dell'Italia, diciamo, che è la ligustica. Ligustica? Sì, sì. E invece quante qualità di miele? Sì, come qualità di miele produciamo circa 5 qualità di miele, nella fattispecie acacia, arancio, millefiori, sulla ed eucalipto. Benissimo, e adesso partiamo con il nostro viaggio alla scoperta della produzione del miele. Nicola, vedo nel tuo laboratorio di macchinari moderni, sì, per la produzione, sì, del miele, ma nel passato come avveniva? Sì, nel passato l'apicoltura, la tecnica apistica era molto meno sviluppata rispetto all'apicoltura, la tecnica apistica come la conosciamo oggi, certo, appunto. Mio nonno raccontava delle sue avventure con suo fratello. 50 anni fa cercavano il luogo dove le api andavano ad abbeverarsi, quindi seguivano la traiettoria. Andavano a trovare lo sciame selvatico, prendevano il miele, nella maggior parte dei casi lasciavano lì lo sciame in modo da poter riprendere il miele l'anno successivo, in alcuni casi riuscivano a prendere lo sciame e lo mettevano in delle casse di legno. Quando facevano con questa operazione hanno iniziato a fare quella che oggi conosciamo come l'apicoltura moderna. Quindi è nato tutto da lì? Sì, è nato tutto da lì. E invece questi strumenti che vedo qui esposti cosa sono? Questi sono dei melari con 9 favi, questi vanno sopra l'arnia vera e propria. Qui le api depositano solo ed esclusivamente il miele. Perché avviene questo? Proprio perché mettiamo tra l'arnia e il melario un esclusivo di regina. Non passando la regina nel melario, qui non troveremo uova, non troveremo polline, materiale che le api utilizzano per dar mangiare ai piccoli, ma troveremo solo miele. Qui, come possiamo vedere, su questo favo abbiamo delle celle opercolate e delle celle non opercolate. Cosa significa opercolate e non opercolate? Esattamente, allora l'opercolatura è un sottile strato di cera che le api mettono per sigillare la celletta quando il miele appunto è maturo, è pronto. Quindi noi che cosa faremo adesso? Andremo a rimuovere l'opercolatura, quindi questo sottile strato di cera, per far sì che messo il favo all'interno della centrifuga possa fuoriuscire il miele. E invece nel passato come veniva fatta questa operazione? Nel passato, non essendo strutturata appunto l'arnia con il melario, con i favi, le api costruivano i favi senza la struttura in legno, quindi in maniera comunque disorganizzata. Cosa succedeva? Si prendeva il miele, nella maggior parte dei casi, oltre al fatto che il favo andava rovinato perché non poteva essere riutilizzato, cosa che oggi facciamo, veniva strinto a mano. Si prendeva il favo, la cera, e veniva, si stringeva a mano e fuoriusciva il miele. Ovviamente questo richiedeva più tempo. Richiedeva più tempo, più fatica, e la cosa più importante, il favo non poteva essere riutilizzato. Noi invece oggi riusciamo a riutilizzare tutti i favi. In questo modo le api lavorano meno per ricostruire il favo e più per produrre miele. Ok, adesso vediamo come con questa macchina, che è la disopercolatrice, andiamo a rimuovere l'opercolatura, quindi questo strato di cera che le api vanno a costruire per far sì che il miele si conservi per l'inverno. Perfetto, mettiamoci all'opera, sono curioso. Ok. Bene, possiamo procedere con la disopercolatura. Esattamente. In questo momento la macchina spinge in maniera automatica il favo in avanti. Ci sono due coltelli che con questo movimento vanno a rimuovere lo strato di cera che ricopre le celle. Ah, perfetto, quindi questa è tutta cera quella che sì, vedo qui. Sì, esattamente. Opercoli fatti di cera d'ape. Adesso Massimo, l'altro apicoltore, rimuoverà gli opercoli residui. Ah, dopo questo processo. Quindi è un processo meno invasivo quello. Esattamente. Diciamo che in assenza di questa macchina la rimozione degli opercoli viene fatta con questa forchetta manualmente, completamente in maniera manuale. Wow. Guardate qua. Quando tutte le cellette sono libere dagli opercoli, appunto Massimo procede con l'inserire il favo all'interno della centrifuga. Perfetto.
è andata. E la fase successiva invece qual è? La fase successiva sarà azionare la centrifuga. Il movimento rotatorio farà sì che il miele si, appunto, si andrà a posare sulle pareti della centrifuga. Ah, quindi sfrutta la forza centrifuga. Esattamente, per... esattamente. La forza centrifuga farà, appunto, farà disporre il miele sulla, sulle pareti della macchina, scenderà verso il basso e quindi andrà nel filtro. Quindi tutto molto più facile rispetto al passato. Sì, decisamente. Decisamente. Sì. Come stiamo vedendo, appunto, il miele dallo smelatore scende nella vasca di pescaggio, all'interno della quale subirà un primo processo di filtrazione, dopodiché tramite una pompa verrà portato al maturatore. Perfetto. Prima di fare il suo ingresso nel maturatore, il miele subirà un nuovo processo di filtrazione, dopodiché resterà a decantare nel maturatore per circa 20 giorni un mese. Quindi 20 giorni un mese, sì, di riposo. Sì, a quel punto sarà pronto per essere invasettato. Benissimo. E quali sono le proprietà benefiche, sì, per la salute dell'uomo? Sì, il miele di per sé è un prodotto ad alta osmolarità, quindi con proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. A seconda del tipo sicuramente cambiano le proprietà benefiche. Generalmente i mieli dell'estate, quindi come l'eucalipto, il castagno, sono mieli di mille fiori, sono mieli più duri, che hanno proprietà prevalentemente corroboranti e antibatteriche per le infezioni delle vie respiratorie. I mieli della primavera, come la sulla, l'acacia, l'arancio, sono mieli più delicati, diciamo, più morbidi, e diciamo sono molto utili per persone che soffrono di patologie dell'apparato intestinale. Sì. Per qualsiasi, sì, infezione il miele corre in, sì, aiuto. Sicuramente, sì, sì. Un'altra cosa che non abbiamo detto è che comunque il miele è un prodotto costituito da zuccheri semplici, quindi è un prodotto non complessi. Sì, non complessi, perché quello che fa l'ape andando sul fiore è succhiare il nettare, che è costituito da zuccheri complessi, lo assimila nella sacca melaria e produce degli enzimi per il quale va a scindere quegli zuccheri da complessi a semplici. Quindi è un prodotto predigerito, facilmente assimilabile dall'organismo umano. Ma il miele non è l'unico elemento prodotto dalle api, cosa abbiamo? Assolutamente no. Abbiamo anche la propoli, pappa reale e polline. La propoli è considerato l'antibiotico naturale, l'unico antibiotico naturale presente in natura. Poi abbiamo la pappa reale, che è un alimento ad alto valore proteico, ed il polline, che oltre ad essere un alimento altamente proteico contiene al suo interno degli enzimi prodotti dalle api che hanno proprietà antiossidanti. Il polline nello specifico è considerato l'alimento più completo prodotto dalle api, quindi è un prodotto ancora superiore al miele. Benissimo, grazie mille Nicola. Grazie a voi. Mi saluto da solo. Siamo con la signora Rosaria, sì, adesso, che ci preparerà ancora le fazzelle, quindi abbiamo già pronto l'impasto di prima, però con un altro ingrediente dolce, con il cotto fatto dai fichi. Possiamo iniziare a stendere questo, sì, impasto. Il cotto dei fichi, eccolo qua, un colore molto scuro. Del cotto dei fichi parleremo più tardi approfonditamente. Ecco. Stendiamo per bene l'impasto, ma devo chiedere alla signora di cucinare, di preparare per noi delle fazzelle però un po' più piccole. Va bene, più piccole. Posso chiedere questo, certo, colore? Perché ci serviranno più tardi, scopriremo perché. Va bene. La signora ci ha raccontato un po' la sua storia e da dove proviene la sua famiglia, signora? Dove vivevate voi prima? A Castro Cicurio, a Picoco. Al Picoco, zona, sì, zona Montescaglioso. Zona Montescaglioso. Sì. È la zona da cui che dà il nome anche a quest'olio, l'olio che utilizzeremo per la frittura, del frantoio Vitella. Che cos'è Castro Cicurio? Castro Cicurio è un antico insediamento romano fortificato da Castrum Iugurium, cioè fortilizio sulla collina,
Castrocicurio si affianca, diciamo, ad un altro villaggio che risale però alla Magna Grecia, quindi al V secolo a.C., Pomarico Vecchio. Fu poi da Castrocicurio che ci fu una migrazione intorno al 1400 presso Casale dei Greci, una zona del nostro paese di Pomarico, da cui poi nacque il paese come lo conosciamo oggi. Quindi la storia della Nostra Signora qui risale al passato. Molto, molto anni Andiamo fa. Andiamo molto, molto indietro nel passato. Lei, signora, dove ha imparato a fare le fazzelle? Mi ha imparato mia mamma, la nonna, una cosa tramandata. Una cosa tramandata. Tramandata da tutte, sì. Quindi io, a Natale, nel periodo di Natale, poi... Anche quando non è festa le faccio. Tagliamo delle strisce. Faremo delle striscioline. Come abbiamo visto già prima, con la signora Caterina. Ecco qua. Stavolta le faremo un po' più piccole, abbiamo detto. Sì. Ecco qui. Perfetto. Facciamo prima quella, questa la facciamo dopo. Impasto steso a mano e successivamente tagliato. Se vuoi provare anche te, lo puoi fare. Ci provo, ci riprovo. Certo. Ci riprovo. Vedi belle come si attacca questo qua. Ecco qui. Non so se sto facendo bene. Sì, mica ci vuole una scuola. Beh, ci vuole una certa manualità. E vabbè, se uno non li fa male, non li può fare bene. Eccole qui. Ecco, proprio la dimensione che ci voleva. Hai visto? Sì. È riuscita. Avevo in mente proprio questo. Mentre la signora Rosaria termina questa pizzicatura, vedete che manualità, io inizio a friggere l'olio, mi sembra a temperatura, sì, sì. Ecco qua. Allora vai subito con la spina. Andiamo sopra e la giri questa. Adesso ci occuperemo del condimento. Certo. Quindi abbiamo detto col cotto dei fichi. Gentilmente se me lo può aprire. Prova. Certo. Ah, ecco qui. Grazie mille. Attenzione. Un cucchiaino. Come vedete è una consistenza abbastanza liquida. Mm-mm. Ecco, la signora Rosaria ci mostra. Guardate qui. Guardate qui. Che colori. Vado. Vai. Sono perfette. Dopo aver assaggiato questo prodotto eccezionale della nostra tradizione, andiamo a scoprire cos'è il cotto dei fichi e come viene utilizzato in un'altra ricetta tradizionale, le pastiute. Siamo giunti all'ultimo dolce della tradizione pomaricana che vi presenteremo quest'oggi, le pastiute. Non esiste in realtà una traduzione per questo dolce, possiamo chiamarli spaghetti cotti nel cosiddetto cotto di fichi, che la signora Caterina, che è qui accanto a me oggi, grazie, ci spiegherà. Come si prepara questo cotto di fichi? Si fanno, abbiamo solo a Pomarico. Si fanno delle feco sole. Le feco sole sono i fichi. Si raccogliono da sull'albero. In che periodo più o meno? Settembre. Si mettono, si fanno stare una quindicina, no, intera, una quindicina di giorni al sole per curare, poi si cucinano. Una volta diciamo raccolti, secchi, si cucinano e se esce l'acqua cotta dai fichi, allora si cucina di nuovo e diventa cotto. Adesso qui abbiamo un impasto, già pronto, che abbiamo preparato prima, semplicemente con farina di grano Senatore Cappelli e acqua tiepida e nient'altro. Perfetto, adesso possiamo passare alla preparazione di questo prodotto particolare che abbiamo solo qui. Adesso metteremo questi schiuttle nel nostro vassoio, sì, e poi andranno a cuocere nella pentola.
perfetto, abbiamo atteso la cottura del peschiutl. Eccoli qua, hanno raggiunto un colore scuro, bronzo, sì. Bronzo. Come il cotto, esattamente, sì. Hanno assorbito i liquidi. Sì, la cottura. E adesso, come dice la signora Caterina, ad occhio è possibile vedere che sono pronti. Mostriamo il colore ambrato di questi peschiutl eccezionali, prodotto solo pomaricano, naturalmente. Ringrazio la signora Caterina a fianco a me, che mi ha aiutato in questa ricetta tradizionale. E adesso, buon appetito! Grazie. Siamo con il signor Domenico Adduce. Adduce. Domenico Adduce, che mestiere facevi, Domenico? Macellaio. Macellaio, come si può ben vedere. Adesso ci siamo spostati sulla carne, quindi vedremo la preparazione di che cosa, Domenico? Involtini. Degli involtini, che in pomaricano sono chiamati... Lignumurud. Ecco, hanno una preparazione molto particolare. Come si fanno? Che cosa utilizziamo? Che carne utilizziamo per questi involtini, Domenico? L'interiore dell'agnello. L'interiore dell'agnello. In particolare questo cos'è? Questo è polmone, questo è cuore. Polmone, e questo è fegato. Cuore, fegato. Poi abbiamo questa cosa biancastra, come vedete. La zeppa, chiamata in pomaricano. E invece queste qui... Budella, l'andrema. Sono le budella, l'andrema, come dice il signor Domenico, dell'agnello. Ecco qui, stiamo facendo dei piccoli pezzettini e con grande manualità il signor Domenico li arrotola su se stessi. Ecco qua. Diciamo, hanno una forma abbastanza irregolare, ma posso assicurare che il sapore è squisito. Poi, una volta pronti, questi involtini andranno sulla nostra brace. Quindi durante le festività pasquali era più facile trovare nelle macellerie questi prodotti eccezionali. In più, nella nostra terra sappiamo che non solo l'agnello è consumato, ma anche il suino nero. Il suino nero è una carne molto diffusa e molto apprezzata, autoctona, una razza autoctona, di cui abbiamo qualche esempio qui in esposizione. Diciamo che si era abbandonato un po' l'uso di questa materia prima, ma è ritornata adesso, molto, molto in voga. Possiamo arrostire, la brace è calda. Bene, adesso dovremo aspettare che i nostri involtini e il nostro pane raggiungano il giusto punto di cottura su entrambi, su tutti i lati. Nel frattempo però andremo a vedere la tradizione antichissima di Pomarico dei cesti. Adesso andiamo alla scoperta dei segreti di un antico artigiano dei cesti, il signor Antonio, che ci aspetta qui nei granai, quelli che erano i granai del Palazzo Marchesale. Buongiorno signor Antonio, buongiorno. Ci sta aspettando per fare cosa? Per realizzare che cosa? Per fare un cestino. Per fare un cestino. Ecco qua, ha già preparato qualche cosa, si sì, è portato avanti. No, appena iniziato. Quindi qui vedo che il tavolo è ricco di sue creazioni. Eh sì. Questi ad esempio sono mi sembrano cucchiai. Cucchiai d'olivo. D'olivo. Fatto d'olivo. Questa serva per cavare la... Come si chiama questo qui? Questo urasca. Urasca? Sì. Questo sono... Sono dei coltelli? No. Questa qua è la sole che si faceva la barba. Ma comunque ci sono vari materiali che le utilizzano, non utilizza solo questo... No. Questa macchia. Allora, queste qua sono il salcio. Ho capito, sì. E questa è la macchia. Quindi il materiale varia, sì, sulla base dell'utilizzo che ne facciamo. Ecco, quello che bisogna di fare.
Ad esempio, questi qui sono realizzati con che materiale? Quale? Questi sono i ciunci. In italiano potremmo chiamarlo giunco, è il giunco in realtà. Sì. Eccolo qui. Che veniva utilizzato per la realizzazione della ricotta. Per la ricotta. Quindi specifico della ricotta. Ecco, faccio vedere la forma perché è molto particolare. Allungata. Non ci aspetteremmo una forma del genere per la ricotta, però anticamente era proprio così. E sul fondo c'è una sorta di motivo disegnato, un incrocio. Vedo però uno strumento particolare, questo qui. Sì, quello viene chiamato la ruotolo. Quindi si impugnava così, giusto? No. Al contrario. Così. Ecco l'esperienza degli anziani. Perfetto. Ecco. Quindi veniva utilizzato per... A questa parte si faceva la ricotta. Un altro strumento particolare che vedo qui è questa sorta di paletta. Questa sarebbe la falloniera. La falloniera. Che fa? Si mette la ricotta nel fascello. Sì, quindi una volta messa la ricotta. Allora, qui... una volta messa la ricotta, si prende un po' di tumo, formaggio. Formaggio, sì. Allora si mette qua sopra e si pista. Quando l'ha pistata va, lo prende e mette su. Perfetto, quindi possiamo dire che la falloniera è una sorta di timbro. Ecco, un timbro, sì. Che viene dato al coperchio, ecco, a quello che sarà il coperchio della nostra ricotta. Giusto. Ecco, per evitare che vadano impurità a diciamo compromettere la qualità della nostra ricotta. Quando per dire so curato, allora va e viene cotto. Viene cotto, quindi per ammorbidirsi. Giusto. E in seguito viene composto questo magnifico fuscello di ricotta. Fuscello di ricotta. Ecco, siccome è fantastico, potrei chiederle un favore. Dimmi. Potrebbe regalarmelo. Ma figurati, però te lo regalo. Me lo regala? Sì. Grazie mille. Ma te lo figurati. La saluto, la ringrazio. Ti ringrazio pure a lei. E noi invece andiamo a scoprire i segreti dei professionisti della ricotta. Campagna in contrada Sant'Antuono, a pochi chilometri da Pomarico e a poca distanza da Matera, capitale europea della cultura 2019. Oggi ci ospita l'azienda agricola Sarli, che produce giornalmente ricotta ma anche altri prodotti caseari. Ci ospita e ci accoglie Anna, la signora. Ciao, Anna. Ciao Serena, benvenuta. Buongiorno, grazie per averci ospitati. È un piacere. E oggi vogliamo scoprire come si produceva una volta la ricotta, con quali strumenti. In passato c'erano attrezzature molto contadine. Molto modeste. Molto modeste, molto contadine, tipo avevamo il caccavo fatto di rame. E come si produceva dunque la ricotta nel passato? Da dove si partiva? Dalla materia prima, naturalmente. Prima di tutto si partiva dalla materia prima, si partiva. Si mungeva a mano, sì. Solo si a mano, sì. Il latte veniva trasferito nelle tine, sì. Nelle tine di rame di o rame. Caccavo. Perché sì. Proprio il rame? E perché prima l'acciaio non c'era. Perché l'acciaio non era disponibile. Si cominciava a riscaldare il latte girando con il ruotolo. Questo è lo strumento che abbiamo già visto. Grazie al signor Antonio poco fa. Andare, quindi grazie al contatto con la pelle. Con il contatto con la pelle
si decideva di mettere il caglio. Il caglio veniva fatto da intestino di capretto. E dall'intestino? Sì, da una parte dell'intestino del capretto veniva fatto e si metteva ad essiccare. E poi al momento del bisogno si scioglieva in acqua. Quindi e si preparava preventivamente. Sì, si aggiunge, sì, e si aggiungeva. Sì, sì. Dopo aver cagliato si metteva nelle fuscelle, si metteva. Queste qui che vediamo, queste solo qui sono questi per materiali, il formaggio, solo che davano materiali. Ovviamente un sapore molto diverso. Sì, era molto più intenso. Intenso più e aromatico. Il sapore era molto più forte. Dopo la cagliatura del formaggio si ritorna, ecco il nome ricotta, perché si veniva a ricuocere. A ricuocere, quindi ricottura. Quindi ricottura del formaggio. Vedo un prodotto spettacolare, un altro prodotto spettacolare della vostra azienda. Questo di che si tratta? Questo è il pecorino che produciamo nella nostra azienda, è fatto di latte ovicaprino. Che è possibile assaggiare, giusto? Sì, ti faccio assaggiare. Guardate qua, una sfoglia di pecorino tutta per me. È ottimo. Saporito al punto giusto, ma allo stesso tempo molto delicato. Molto delicato, sì. Complimenti. Ti ringrazio. E adesso ci fai scoprire un'altra fase della produzione. Sì. Del vostro formaggio e dei vostri prodotti. La mungitura. La mungitura. Andiamo a vedere. Andiamo sì. Insieme. Sì. Sono col signor Francesco, il responsabile e titolare dell'azienda agricola Sarli. Grazie. Oggi ci mostrerà la mungitura di queste magnifiche pecore, giusto? Sì, capre. 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 Che razza abbiamo qui? La commisana e la siriana come capra. Perfetto. Ci fa vedere come procediamo? Sì, sì, subito. Ovviamente oggi è tutto elettronico. Ma prima, come dicevamo, la mungitura era rigorosamente manuale. Questa operazione verso che ora del giorno viene fatta? Perché ci sono dei momenti particolari. La mattina alle 6 e la sera verso le 7. Che cosa mangiano in particolare questi animali? No, un po' di mais e erba a volontà. E adesso andiamo nel laboratorio dell'azienda agricola Sarli per vedere come viene trasformato questo prodotto straordinario. Cosa stiamo facendo qui oggi? Abbiamo fatto il formaggio, l'abbiamo fatto e con il sievo del formaggio stiamo ricavando la ricotta. Ma vedo uno strumento particolare qui. Questo è il ruotolo per affiorare la ricotta. Ci è familiare infatti, l'abbiamo visto con il signor Antonio poco fa. Perfetto. La ricotta è affiorata, ma sì. Spiegaci un po' il procedimento, come avviene? Una volta ottenuto il siero del formaggio, si mette nel tino e niente, a 65 gradi si fa un'aggiunta di latte, a 80 gradi nasce la ricotta, affiorisce la ricotta. Ma si aggiunge sale o si può aggiungere il sale? Si può pure aggiungere. Si può aggiungere. Ok, quindi non utilizziamo strumenti metallici? No, per... niente. Assolutamente no, è quasi proibito utilizzare sì. strumenti metallici con la ricotta. Perfetto. Adesso continuiamo a fare cosa? Continuiamo a mescolare? A mescolare, però la ricotta è affiorita, bisogna scolarla. Bisogna scolare, quindi procediamo con la scolatura. Finalmente ho ottenuto il mio... Fior di ricotta. Quindi questa per essere mangiata bisogna aspettare un po'. Sì, almeno 2-3 ore. Almeno 2-3 ore per assaggiare. Questa operazione la faccio più tardi sicuramente. Guardate qua. E diciamo che il fuscello di giunco che abbiamo utilizzato dona qualcosa in più alla ricotta, è vero? Dà un profumo in più. Dà un profumo in più, più aromatico. Più aromatico. Più aromatico. Procediamo alla scolatura della ricotta.
finalmente il nostro lavoro è terminato. Ecco qui, tutti i fuscelli sono pieni. Beh, Serena, visto che mi hai aiutato, ti regalo questo fuscello di ricotta. Grazie mille, guardate che bellissimo dono. Grazie mille al signor Francesco per averci ospitato. Grazie mille. E adesso utilizzeremo questo fuscello per una sorpresa che abbiamo in serbo per voi. Buongiorno a Ciao. Silvia Cavalli. Ben Buongiorno. Arrivata. Ci ospita oggi la signora Cavalli all'interno di questa grande azienda agricola. Sono 350 ettari, giusto? Sì, Serena, sono su per giù 350-380 ettari e sono praticamente un rettangolo che parte dagli oliveti in alto sì. E scende fino al fiume Basento. Raccontaci un po' la storia della tua famiglia, di questa grande azienda, com'è nata? Allora, l'azienda appartiene alla famiglia Cavalli da generazioni. Mio nonno la ricevette nel 68, diciamo la parte più vicina a me alla famiglia. Sì. E poi a un certo punto subentrò mio zio dopo la morte di mio nonno e nel 2003 iniziai anch'io ad occuparmi dell'azienda. Dal 2003 ti occupi personalmente? Abbiamo 32 ettari di oliveto biologico e poi tutto il resto è pascolo. Benissimo. E qui c'è un prodotto straordinario. All'interno della tua azienda qual è il prodotto diciamo più famoso? Allora, noi siamo un'azienda produttrice di canestrato IGP. Il canestrato IGP è uno degli IGP di Basilicata ed è un formaggio fatto con latte di pecora e latte di capra. C'è un disciplinare che identifica quali sono le razze ammesse alla produzione. Sì. Nel nostro caso noi lavoriamo con capre comisane e pecore di razza maltese o derivate di Siria. La cosa che ci teniamo a dire è che il latte che viene trasformato è tutto latte di animali che vivono in azienda e pascolano nei terreni aziendali. Quindi si nutrono delle erbe campestri, sì. Quindi che nascono spontaneamente, nient'altro. Tutto è finalizzato, tutti i prati e i pascoli sono finalizzati ad essere poi seminativi per la loro alimentazione, quindi quando non vanno al pascolo tutti i foraggi che hanno in ovile come pisello, veccia, avena, è tutta produzione aziendale. Benissimo, quindi non si butta via niente. Non si butta via niente e non entra nulla da fuori, cioè il latte è il nostro latte. E tutte le mattine si fa questa lavorazione assolutamente al latte crudo e per realizzare questo prodotto che ha un disciplinare veramente stretto, rigorosissimo perché sono tanti passaggi e quindi in ogni passaggio ci vuole un'attenzione importante. Bene Silvia, grazie per questa spiegazione esaustiva, però adesso andiamo a scoprire come il latte si trasforma nel canestrato di Moliterno. Silvia, dove ci troviamo adesso? Allora, adesso siamo nel deposito dove sono conservati i frigoriferi.
Sono 3 frigoriferi perché, ricordando che noi lavoriamo canestrato IGP, il latte deve essere separato, quindi in un frigorifero ci sarà il latte di pecora, in un altro il latte di capra che viene utilizzato per la lavorazione e in quest'altro frigorifero possiamo mischiare pecora e capra che andranno per lavorazioni che non sono per il canestrato IGP. Per il canestrato il latte è sempre separato. Benissimo, e adesso ci spostiamo nel vero e proprio laboratorio. Allora, Serena, il latte che vi ho fatto vedere viene conservato nei frigoriferi, entra in questa macchina si chiama polivalente. Polivalente. Ed è una macchina molto importante per il caseificio, diciamo il macchinario principale, sì. Perché in questa macchina il latte viene portato a temperatura e si rompe la cagliata. Benissimo, quindi stiamo assistendo alla rottura della cagliata. Che in passato però subiva un altro tipo, sì, di... In passato si faceva in un'altra macchina che si chiamava doppio fondo, una specie di conca, e si usavano quelle cose lì giù. Sì, il ruotolo che abbiamo già visto. E ci voleva, come dire, molta forza fisica e tanta fatica da parte degli operatori. Sì. Quando abbiamo iniziato a lavorare, loro sono tutti ragazzi che si sono formati con la rottura manuale. Successivamente sono entrate in gioco le macchine perché per utilizzare questa macchina è importantissimo che tutti loro abbiano l'occhio per capire qual è il momento giusto per azionare la rottura della cagliata. Comunque ci vuole una certa esperienza. Sì, per poter... ci vuole tanta esperienza. Sì. Quindi adesso Silvia, il formaggio avvia. Sì, allora adesso la pasta sta entrando negli stampi perché come puoi vedere sotto ci sono le fuscelle, che sono le fuscelle previste dal disciplinare per il canestrato IGP. Entra la pasta. Quindi ci vuole un particolare tipo di forma. Sì, sono delle fuscelle stabilite da disciplinare, come tutto il resto del procedimento. Allora Silvia, adesso cosa succede? Adesso inizia il primo rivoltamento, sì, che è necessario per poi passare il formaggio nel cassone di stufatura, che è ancora pasta, diciamo, non è diventato ancora vero e proprio formaggio. Quindi qui viene ancora pressato. Qui c'è quel lavoro di cui io ti parlavo, sì, del pressare bene il formaggio manualmente. Sì, affinché poi possa spurgare. E poi questa, dopo questa pressatura manuale passa in questa macchina. Sì, vediamo che le forme vengono messe all'interno. Sì, questo procedimento richiede più o meno una mezz'ora di tempo, dipende dalle forme, da quanto è il lotto che viene lavorato giornalmente. Hai in mano una placca di caseina rilasciata dal consorzio canestrato di Moliterno, questo è il simbolo, il castello. E questo numero identifica che questa placca è stata data all'azienda Cavalli. Benissimo, quindi il prodotto adesso è in essiccazione e più tardi questa placchetta sarà posizionata, vedete, come vedete, qui sopra, su questa forma, eccola qui. Sì, proprio così. Il formaggio sarà qui da noi in azienda, stagionato presso le nostre celle. Sì. Minimo 30 giorni, massimo 40. Benissimo. Successivamente deve partire per Moliterno, perché solo lì può avvenire da disciplinare la stagionatura in fondaco. Benissimo. I fondaci sono delle speciali grotte cantine dove il formaggio viene fatto riposare ci sono gli stagionatori che lo curano, lo girano e sono certificate perché hanno un tipo di umidità che consente la stagionatura di questa particolarità di formaggio. Benissimo. Quindi anche questo fa parte del rituale, sì, del canestrato di Moliterno, molto molto affascinante. Che non è però diventato ancora canestrato. Che non è ancora canestrato. Perché in fondaco deve stare minimo 60 giorni. Il termine previsto dal disciplinare è il minimo 60 giorni, sì, quindi quasi 2 mesi. Quasi 2 mesi. E poi? Al termine dei 60 giorni noi produttori o gli stagionatori possiamo iniziare a chiedere la marchiatura. Significa che il presidente, insieme all'ente certificatore, verranno a verificare quali forme alla fine di tutto questo percorso
saranno idonee a prendere il marchio, a potersi fregiare del canestrato IGP. Perfetto, quindi le forme subiscono una sorta di test per poter, da superare, per poter diventare poi canestrato di Moliterno ed avere la macchiatura a fuoco. E alla fine il vero canestrato, solo il vero canestrato, lo potrete trovare con il marchio al fuoco del castello. Sarebbe questo qui. Sarebbe questo che poi vi faccio vedere bene in una forma. Andiamo a vedere. Mangiata. Prego. Allora, Serena, prego, eccoci nelle celle e guarda. Che paradiso. Qui sono i canestrati rientrati dal fondaco e quindi pronti a questo punto per essere venduti per la commercializzazione. Ecco, possiamo mostrare il marchio guarda, originale? A te l'onore. Oh, guardate qui. Il castello. Questo è il castello. Di cui parlavamo prima. Sì. E qui ci sono queste... Questa muffetta che è tutto naturale perché sul formaggio non viene messo nulla, quindi il canestrato non viene trattato né in fondaco né quando torna successivamente da noi. Quindi impurezza così. Impurezza, non vengono messe cere, non vengono messi oli, il formaggio resta. Quindi così come l'abbiamo visto lì in laboratorio. Così resta. E poi su questo formaggio verrà apposta un'etichetta per la vendita, che poi vi mostrerò che è un'etichetta che deve essere uguale per tutti i produttori, perché è l'etichetta del consorzio. Benissimo. Quello che vi voglio far notare è che per garantire sempre tutta la tracciabilità del prodotto, in ogni scaffale voi potete vedere che prodotto, di quale prodotto si tratta, quindi canestrato, il lotto, quando è stato fatto, numero, sì. E quelle famose placchette di caseina di cui abbiamo parlato prima vengono riportate qui. Qui potete vedere da che placca è questo lotto di canestrato. Benissimo Silvia, adesso però sono curiosissima, muoio dalla curiosità di assaggiare questo prodotto. Adesso andiamo di là, lo tagliamo e ti faccio gustare com'è il canestrato. Sì, andiamo. Prego. Prego. Ecco. Finalmente pronte per l'assaggio. Pronte per l'assaggio. Questa è l'etichetta. Sì, questo è il originale. Originale. Allora, in questa etichetta che sarà uguale appunto per tutti i produttori, qua viene messo il timbro dell'azienda. Questo è il numero di etichetta, perché anche il numero di etichetta identifica il possessore dell'etichetta. Quindi in questo caso la nostra azienda, il marchio dell'IGP e si metterà anche il bollino, cioè oltre che dell'azienda produttrice anche dello stagionatore, in modo che il formaggio è assolutamente tracciato. Benissimo. Allora Serena, a questo punto lo vuoi assaggiare? Certo, sono curiosissima. Ok, Lucia, possiamo chiederti di tagliarlo? Certo. Assaggia. È dolcissimo, una crosta dura ma il cuore è morbido, buonissimo. E a questo punto mi servirebbe un po' di questo prodotto per una sorpresa finale che abbiamo in mente. Vuole dare un pezzettino? Volentieri. Grazie mille. Io ringrazio la signora Silvia, ringrazio la signora Lucia per averci ospitati qui oggi e adesso ci spostiamo alla scoperta di un altro prodotto. Abbiamo visto come l'olio sia uno dei protagonisti indiscussi della tradizione e siamo qui in questo luogo molto particolare per scoprire
come veniva prodotto nell'antichità. Siamo qui con il signor Giuseppe, il proprietario di questo luogo straordinario. Pensate che, come dice l'iscrizione lì sulla parete, anno 1656, quindi sono più di 4 secoli che questa struttura regge alle intemperie, all'umidità, quindi è straordinario. E questo è l'anno della carestia, che in quel periodo ci fu una carestia distruttiva. Infatti più tardi, già un secolo dopo, nel 1757, giusto un secolo dopo, assistiamo ad un'altra carestia distruttiva che interesserà la storia del miracolo del grano, come abbiamo già visto. Ecco, ci addentriamo in questo luogo esoterico e misterioso. Qui, di fronte a me, vedo la macina, proprio la vera macina dove venivano schiacciate le olive. Bellissimo, guardate, occupa praticamente tutta la fine di questa grotta profondissima ed è ovviamente uno strumento totalmente originale, quindi originale. È stato lasciato così com'era. Si guarda da me. Si vede dalla struttura quanta storia ha da raccontare. E come veniva utilizzato, come funzionava questo strumento? Funzionava esattamente con gli asini. Benissimo, quindi con gli asini. Quindi gli animali venivano legati. Venivano giravano 3 asini questi qua. Quando le ruote ci sono i carri di 3 asini. Questi gli asini venivano qua. Venivano posti qui? La stalla degli asini, che quando arrivano le olive il proprietario aveva gli asini. Quindi venivano attaccati a questa macchina. Allora, questa chi non macchina. Aveva l'asino, il proprietario pagava, metteva una quota e il contadino doveva pagare anche l'asino. Ovviamente pagava questo servizio. Anche là. E se no, mettevano quando venivano con gli asini loro. Stupendo. Invece qui, questa qua c'è zona... una neviera. Neviera. Questa è una neviera. E in che senso? Come veniva sfruttato questo spazio? Questo veniva sfruttato che d'inverno, quando c'era la neve, raccoglievano la neve e la sotterravano con un filo di paglia per l'estate. Si conservava per l'estate per l'acqua. Dopo là c'è anche una sorgente d'acqua. Una sorgente d'acqua, quindi sì, anche una cisterna, sì, possiamo dire. Una cisterna, questa è sorgente. C'è acqua. È molto profondo? No, no, è a un metro. Ad un metro e l'acqua fuoriusciva da dove? No, la raccoglievano questo è proprio una sorgente. Benissimo, quindi veniva raccolta. C'è una venatura come un pozzo. Questa è una sorgente vera e propria. Quindi questo spazio veniva sfruttato anche per la raccolta dell'acqua. E per pulire tutte l'attrezzatura. È davvero affascinante. E questa è anche una macchina che faceva parte di questo, che è stato sostituito. Benissimo, quindi faceva parte di questa, di questo strumento. Sì, di questo strumento, sempre in questo fondo. Qua queste nicchie, queste ovule, qua veniva fatta la lacrima. Che un olio, così era la lacrima? E l'olio particolare, l'olio quando viene schiacciato l'oliva, sì, proprio la prima olio la prima goccia che viene quando che viene estratta depositato qua tutta la prima di bere nei sacchi che spiegheremo più tardi, veniva depositata qua e usciva la goccia quella che veniva schiacciata, ma ovviamente era una quantità molto piccola, ridotta, molto ridotta. Quale era proprio l'oro della l'oro verde una volta che si era formata la pasta dell'oliva, sì, veniva messo nei sacchi di juta, come un sacco. E dopo questi sacchi venivano portate sotto a queste
questa è presse, questa è nicchia, che qua ci sono le presse in legno. Benissimo. Dei tocchi in legno. Benissimo. Grazie al signor Giuseppe per averci ospitati nel suo frantoio, in questa struttura magnifica. E adesso però andremo a vedere come l'olio viene prodotto oggi, attualmente. Ed eccoci giunti al frantoio oleario lucano della famiglia Vitella. Siamo qui con la signora Rita, la responsabile del frantoio, che ci accoglie. Buongiorno signora Rita. Buongiorno. Allora, partiamo dal processo di produzione dell'oliva. Cosa succede all'oliva una volta raccolta quando arriva qui nel vostro frantoio? Allora, prima di tutto dobbiamo dire che i tempi di lavorazione dalla raccolta delle olive alla effettiva lavorazione non deve superare di 24 ore. 24 ore. Poi dobbiamo anche dire che il punto di raccolta li mettiamo nei cassoni. Queste le olive devono essere raccolte quando c'è la maggiore invaiatura, significa le olive miste, verdi e nere. Perfetto. Allora, adesso, presupposto tutto questo, partiamo con il processo vero e proprio della lavorazione delle olive. Sì. Si passa al defogliatore, qui infatti c'è il defogliatore. Questo strumento qui. Sì, c'è questo strumento dove tolgono le foglie. Dopo la raccolta, diciamo, delle olive, la relativa... tolto diciamo le foglie, pulitura delle olive, si passa in questo macchinario. Puntando tutto sul prodotto, diciamo, cerchiamo di avere una temperatura delle granule di massimo 27 gradi. 27 gradi. Quindi questa temperatura determina la scissione delle molecole. Sì. Naturalmente più in alto si va e peggio diventa il prodotto, cioè non possiamo parlare di olio extravergine. Quindi di oliva. Maggiore la temperatura, minore sarà è la qualità del prodotto. Sì. Dopo che è stato, diciamo, nel decanter, si passa al separatore. Che è il separatore quello è questo qui che, diciamo, è stato scomposto. Come dice il separatore, come dice il termine, si indica la separazione tra, sempre per prodotto specifico, tra olio che viene sul davanti. Invece dietro sono le acque di vegetazione che o acque reflue. Che vengono espulse. Anche queste dobbiamo sottolineare che sono una fonte importantissima, perché oltre per concimare i nostri terreni e soprattutto anche a livello diciamo sanitario. Terapeutico. E invece nel passato cosa avveniva? Come avveniva la pressatura delle olive? Allora, al posto del decanter, come nel nostro, diciamo, frantoio, sì, prima avevamo anche il frantoio tradizionale, ossia sempre con le macine, sempre con le gramule, però al posto del decanter noi avevamo delle presse. Le presse non sono altro che cilindri. Sì. Con una serie di diaframmi o fiscoli. Invece adesso, da un po' di tempo a questa parte, ci sono i diaframmi fatti in nylon. Quindi con cose molto, ma molto precarie, nel senso che potrebbero essere dannose. Sì, dannose, perché non ci dimentichiamo, l'olio o l'oliva o la pasta delle olive sono altamente acide, quindi a furia di utilizzare questi diaframmi potrebbero rilasciare contaminazione, particelle naturalmente molto negative, che va sempre a rilasciare sul prodotto, quindi sull'olio. Va a condizionare la qualità del prodotto. E certo, e ci va a condizionare anche la nostra vita. Bene, qui vedo un banchetto allestito. Sì.
ecco, per l'occasione. Qui sì, con i infatti sono prodotti. I nostri prodotti, cioè il prodotto è unico, dobbiamo anche chiarire questo, è sempre un olio extravergine di oliva. Per determinare l'olio extravergine di oliva l'acidità è massima, è lo 0, da 0,00 allo 0,08. Chiariamo la classificazione degli oli per non avere una, diciamo, una sbagliata, un fraintendimento, giustamente. Allora, abbiamo nella classificazione prima l'olio extravergine di oliva, poi l'olio vergine, poi segue l'olio di oliva e solo alla fine olio di sansa. Naturalmente non parlo di olio di semi perché quelli non sono prodotti dall'olio. Volevo chiederle in ultimo quali sono le proprietà benefiche che quest'olio extravergine di oliva ha per la salute dell'uomo, per la nostra salute. Sì, naturalmente, diciamo, non sono la prima e neanche l'ultima, comunque lo dicono sempre tutti i medici, ma anche adesso anche i cuochi migliori, che bisogna utilizzare solo ed esclusivamente l'olio extravergine di oliva, quello che abbiamo detto che deve avere massimo lo 0,08% di acidità. Naturalmente più si deve utilizzare a freddo, nel senso a crudo. Benissimo. Quindi a crudo è l'ideale. Sulle pietanze, sì, quindi diciamo su tutte le pietanze, qualsiasi, diciamo, pietanza, va sempre l'olio a crudo. Naturalmente qui devo specificare anche la varietà delle olive. Nel nostro territorio la maggior varietà di olive è la frantoiana. Quindi questa, diciamo, è la varietà caratteristica, però c'è anche la coratina che determina un olio più verde e anche più intenso come sapore, perché comunque è un olio molto, ma molto, diciamo, tra virgolette piccante. Piccante perché si sente già un sapore molto intenso, e anche il colore dell'olio lo si vede perché è un verde clorofilla, cioè salta subito all'occhio. All'occhio nudo, quindi è possibile, sì, stabilire che la qualità. La qualità, sì, sì, diciamo, anche se dobbiamo dire che l'olio, per mantenerlo integro come esce dal separatore, bisogna utilizzare il vetro scuro. Bene, io ringrazio la signora Rita per averci ospitato nella sua azienda, e adesso ci mancava solo l'olio per completare la nostra raccolta di prodotti d'eccellenza. Abbiamo visto la ricotta, il miele, il canestrato, la farina, e adesso una bottiglietta di olio per concludere il nostro tour. Certo. Posso? Certo. Sì, prego, prego. Non... Grazie mille. E adesso andiamo a scoprire la sorpresa che abbiamo in serbo per voi. Buongiorno, eccoti finalmente. Buongiorno. Siamo con il giovane chef pomaricano Giuseppe Scocozza, è qui con noi. Ma cosa stai facendo? Sto preparando degli antipasti. E cioè? Stiamo facendo un sacco di ingredienti. Un'insalata di lampacioni con una bruschetta rivisitata, dove c'è il pomodoro e dei cubetti di pane che vanno all'interno, e dei cubetti fritti di canestrato. Tutti i sapori della tradizione. Della nostra tradizione, sì. Ma io cercavo il titolare, cercavo lo chef Antonio Laterza. Forse sarà in cucina. Ah, eccolo. Eccolo lì. Eccolo. Finalmente. Buongiorno. Buongiorno. Lo chef Antonio Laterza in questa cornice stupenda, con questo panorama che dà direttamente sul corso dei Garibaldi. E noi vorremmo terminare questo antipasto, giusto Giuseppe? Sì. E hai visto giù, ti ho lasciato degli ingredienti. Veramente ho visto una cesta con dei prodotti tipici. Vediamo un po' di cosa mi dà. Va bene, vuoi andare a prendere? Paolo, per favore. Sì. Grazie. Sì, un antipasto. Ok. È arrivato il momento di assemblare questo antipasto. Vieni, ecco qui. La mia cesta con tutti i prodotti.
Antonio, come vedi, qui abbiamo fatto un tour gastronomico incredibile. Siamo partiti dal canestrato, la ricotta, le fazzelle fatte dalle nostre nonne, la pasta fatta in casa. In più abbiamo una pancetta stagionata di suino nero e dell'olio delle nostre terre. Sicuramente è delizioso. Sicuramente. Lampacioni, farina, miele, ti puoi sbizzarrire in tutti i modi. Possiamo fare un bel piatto con questa roba, sicuramente un piatto rivisitato, con i nostri prodotti faremo qualcosa di strano, ma sicuramente di buono. Allora, mi fido di te. Tranquilla, io vado a cucinare. Giuseppe, sì, Antonio, tu appena finisci questo antipastino, raggiungimi in cucina. Perfetto. Ci vediamo dopo. Va bene, a dopo. Grazie. Allora, nel frattempo ho composto già il piatto con, abbiamo messo all'interno del pomodoro i cubetti di pane aromatico. Una sorta di bruschetta, sì, però rivisitata. Con un po' di olio, basilico, acqua di pomodoro che abbiamo ottenuto dai semi, sì, e sale. Abbiamo messo all'interno di questo pomodoro, decorato con una fogliolina di, che bei colori, di basilico. Qui invece abbiamo dei lampacioni con olio, sale. Ci mettiamo una goccia di aceto. Dare quella spinta in più. Sì. E un po' di prezzemolo. E andiamo poi a posizionare all'interno del piatto, uno alla volta, in modo da disporli aggiungendo altri due lampacioni. Un ultimo tocco di colore sul canestrato fritto. E il nostro piatto è pronto. Benissimo, io devo correre, devo organizzare un'ultima sorpresa. Ok, vediamo quello che mi ha portato Serena. Ah, del miele, per le fazzelle, della buona ricotta. Dei lampacioni, del canestrato. I salumi nostri tipici e del bell'olio. Ok, allora io andrò a farvi una ricetta semplice, ma semplicissima, con dei prodotti che abbiamo nella nostra dispensa. Naturalmente utilizziamo le paste fresche, le orecchiette in questo caso, fatte con il grano duro di Senapere Cappelli, che è il nostro grano che chiamiamo la Basilicata. Poi andremo a utilizzare dell'uva sultanina, dei capperi, del peperone crusco frullato, delle alici, prezzemolo, aglio, peperoncino e alla fine gli daremo una spruzzata di pane fritto. Ok, vado ai fornelli. Versiamo dell'olio in padella. Naturalmente olio Evo del nostro territorio. Poi aggiungiamo dell'aglio, mettiamo del peperoncino per dare un po' di colore, poi andiamo a tagliuzzare delle alici finemente. Sono tutti ingredienti che troviamo nella dispensa. Piatto povero, eh? Bel piatto povero, ma molto gustoso. Aggiungiamo dei capperi. Dell'uvetta sultanina. Un pizzico di sale. E spadelliamo. Togliamo dal fuoco, il composto è pronto. Adesso andremo a calare questa orecchietta di Senatore Cappelli nel nostro bollitore. Acqua ben salata. Nel frattempo andiamo a triturare
un po' di prezzemolo, che ci serve per guarnire il piatto e per dare un po' di colore. Allora, sproveriamo il piatto di prezzemolo per dare un contrasto di colore. Al centro posizioniamo l'orecchietta. Spadelliamo per amalgamare il composto all'orecchietta. Un pizzico di sale. Diamo un po' di colore. Con del trito di peperone crusco. Il piatto è pronto, ragazzi. Dobbiamo solo impiattare. Ci aggiungiamo questo pane fritto. E se vogliamo, gli diamo una riga di crusco. Giuseppe, vedi, ho appena finito di fare questo primo piatto, ok? Ti piace? Ok, proseguiamo con i secondi. Benissimo. Siamo qui a preparare il nostro secondo, che è a base di gnumuretto, che è un prodotto tipico pomaricano, con una salsa agrodolce e delle rose di nero suino lucano. La nostra salsa nel frattempo è pronta e la spegniamo e siamo pronti poi per il servizio. Prendiamo la salsa e la portiamo nel nostro ciotolino, mettiamo qui piano piano e la posizioniamo poi all'interno del piatto. Iniziamo a sistemare i gnumuret cotti alla brace, cercando di disporli bene all'interno del piatto, e poi finiamo la nostra decorazione con una rosa di nero suino lucano e con un germoglietto di basilico. Per la preparazione del dolce abbiamo bisogno del cotto, di fichi, di un pan di Spagna, di mini fazzelle, che sono prodotti tipici del nostro territorio, di una crema fatta con ricotta, zucchero a velo e scorza di limone. Prendiamo il nostro cotto e lo mettiamo all'interno del piatto. Andremo poi a posizionare il nostro pan di Spagna bagnato con una bagna al limone, che è ottenuto da acqua, zucchero e succo di limone. Quindi andiamo a bagnare il nostro pan di Spagna da entrambi i lati e lo andiamo a posizionare poi all'interno del piatto sulla nostra spolveratina di cotto. Ecco, cerchiamo di creare una knell di crema di ricotta, e la posizioniamo poi all'insopra del nostro pan di Spagna. Andiamo a concludere il nostro dolce con una sbriciolata di mini fazzella che andremo a posizionare sopra, così, e poi andremo a completare il nostro dolce con un'altra spolveratina di cotto di fichi e il nostro dolce. Abbiamo mostrato come il cibo per questo paese sia una fantastica poesia, un sogno da cui non ci si vorrebbe mai risvegliare,
un tesoro da proteggere e valorizzare. Abbiamo assimilato dalla tradizione le ricette antiche, quelle in cui affondano le radici della nostra identità. Abbiamo solcato le nostre anime con sapori autentici, contadini, ancestrali. Abbiamo osservato le mani dei nostri nonni e delle nostre nonne, memori di un passato difficile ma capace di fare nostri i loro valori, quelli legati alla terra, al sacrificio, all'amore per ogni piccolo chicco di grano, per ogni piccola goccia di latte. Sapori, gesti, rituali di una vita passata rivivono in momenti da condividere e tramandare alle nuove generazioni.